Abate Marco Frazione di Montano, sono qui per la terza edizione del Memorial dedicato a Marsilio Tarquini. Sì, questo è uno scopo benefico, ricordare una persona cara, una persona che ha costituito un esempio per noi ragazzi di Abate Marco e una persona che amava lo sport, amava il calcio, come lo amiamo noi, e quindi lo ricordiamo attraverso il calcio. Beh, certo, anch'io, questo è il secondo anno che partecipo a questo Memorial. Senz'altro tutti quanti abbiamo un buon ricordo di Marsilio, perché comunque era un ragazzo che conosceva tutti un po', quindi parlava un po' con tutti e quindi giocava a calcio anche, quindi un bellissimo ricordo senz'altro di Marsilio, persona stupenda. Sempre, io partecipo sempre volentieri e con tanta felicità, Marsilio è sempre nei nostri cuori, seguo l'associazione sempre in tutte le iniziative durante l'anno, quindi a maggior ragione partecipo qui ad Abate Marco, che è il mio paese, e a questa bella iniziativa del 17 agosto. Beh, allora io direi che questo evento ha sempre ricevuto una buona risposta, proprio in relazione a quello che dicevi tu precedentemente. Marsilio, quando era ancora tra noi, era tra gli organizzatori del torneo di calcetto di San Rocco. E chiaramente il modo migliore per ricordarlo nel suo paese di nascita è proprio attraverso l'organizzazione di queste partite, portate avanti tra l'altro dai suoi carissimi amici, quindi sono i suoi compagni di gioco dell'infanzia, dell'adolescenza, e questo è il contributo secondo me più idoneo per ricordarlo. Oltre al volontariato che facciamo nel reparto di un oncologia pediatrica, ci sono anche altre iniziative che sta curando Antonella Tarquini qui nel Cilento, un progetto di fare una formazione per i caregiver, cioè per i parenti delle persone ammalate, perché comunque lo diciamo sempre, questo è un tipo di malattia che coinvolge tutta la famiglia e quindi non coinvolge solo la persona, quindi c'è bisogno anche di sapere come affrontarla anche da parte dei parenti. Poi noi facciamo donazioni continue alla ricerca, ci informiamo, parliamo con i ricercatori, abbiamo un rapporto con il Change, con il Gaslini, quindi facciamo un po' di iniziative di questo tipo e stiamo cercando di fare anche nuove cose qua nel Cilento. Sì, questo Memorial è arrivato alla sua terza edizione, ma devo dire che rispetto alla prima nulla è cambiato relativamente alla partecipazione, all'intensità e all'emozione con la quale si svolge, anzi forse devo dire che è accresciuto sempre più. Questo la dice lunga, perché significa che Marsilio ha lasciato veramente un bellissimo ricordo in tutti i cuori di coloro che puntualmente, anno dopo anno, sono desiderosi di partecipare a questo Memorial. E ci fa piacere anche che ci siano altre richieste. Purtroppo anche quest'anno, per questioni organizzative, non siamo riusciti ad estendere, però laddove ci dovesse essere la possibilità, per noi è solo un piacere, perché poi questa occasione è anche un modo per far conoscere quelle che sono le iniziative dell'associazione.